Zombie Apocalypse. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutte, buonasera a tutti. Nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è il video chiacchiericcio, parlare un po' con voi. E niente, perdonate la tosse, io non mi sto bene, quindi vabbè, dettagli. Allora, stavo pensando questo giorno, scusate, ci manco solo io adesso. Dicevo, stavo pensando in questi giorni di farvi un video Project Pan, visto che ne ho visto tanti, da Matilde Baldi e da Carolina Bonanini, Buonanni, non lo so come si dice, però vabbè. E pensando di farvi un video in proposito al Project Pan, tipo io mi trucco e vi dico tutte le cose che ho realizzato, vi faccio anche tre ultimi, vediamo. Aspettate un attimo. Ed eccomi qui. Allora, vi dicevo, praticamente stavo dicendovi che volevo fare un video Project Pan quando mi trucco, perché oggi non sono truccata ma sono completamente acqua e sapone, anche se vabbè ho queste occhiaie che fanno paura, ma vabbè, e niente. Quindi, cosa dirvi di bello? Ho mangiato tutto il giorno quanto è grande oggi, non so voi, ma io ho mangiato tantissimo e nel frattempo... attendete un attimo. Innanzitutto ci tenevo a precisare che in questi giorni nella mia borsa ho dimenticato di portare questo portafoglio, che ogni volta che vado me lo dimentico in continuazione. Lo metto di qua perché si vede di più. Quindi niente, eccolo qua. Questo è il mio portafoglio, che c'è tanti spicci dentro. Voi non lo vedrete, ma gli spicci ci stanno, come vedete. Vabbè, qua ho piccoli foglietti dove ho scritto un numero di telefono, e qua invece c'ho tutti i miei spiccioli, non si vedranno mai, ma vedrete. Allora, qua ce n'è abbastanza, ma non li faccio vedere tutti, ecco qua. Anche qua tanti spicci, vedete? Sì. Monete, 1 euro, 2 euro, e vabbè. E qua ho i foglietti con i numeri di telefono. Poi, cos'altro dirvi che... non so se si sente l'audio, spero di sì, perché sto provando a registrare col microfono, che è una schifezza, però ci voglio provare. Allora, il microfono è messo così perché almeno ho possibilità di parlare con voi. Questa palette l'ho applicata ieri, l'ho indossata ieri, la Flawless 4, vedete? Sì, Flawless Cap Revolution, questa qua sarebbe. Sì, lo so, è strausata perché io le cose le uso, non sempre, ma qualche volta riesco ad utilizzarle. E questa è la palette, vedete? È molto di transizione per tutta la palpebra. Poi questo qui e quest'altro. Ho utilizzato Romance e Mulled Wine. Questo qui e questo. E questo. Qua che non ce n'è quasi più, però vabbè. Opulence di Zoeva, utilizzo sempre questo, davvero molto bello e davvero stupendo, meraviglioso. Come punto luce tante volte utilizzo questo nell'angolo lacrimale dell'occhio, questo qui, e mi strapiace. Invece a volte, quando voglio andare con un solo colore, utilizzo questo qua, sarebbe Imperial, è molto bello, sì. E niente, mi stava anche cadendo, complimenti. Questa qui di, come dire, di... Ah, la spalla fa male, cane, cosa ho combinato? Boh. Comunque, questa qui è una palette, no, io, Any Lady. No, io non lo conosco. Comunque, questa palette qui è estiva. Bello, vero? Io... Ormai, mi piace morire. È vero, è stancante, ma è troppo bello. Poi... ho finito 2 prodotti insieme a mia nonna che ci sono piaciuti molto, Colgate, come Dio lo si voglia chiamare, sì. Colgate, questo qua, vedete? Lì 75 ml di prodotto, 1,40 euro, sporco lavoro di lavare i denti, vabbè. Sa, ho finito questo colluttore e ho preso stavolta, anzi mia nonna perlomeno, ha preso il Listerine, che è top.
Abbiamo fatto una faticaccia per aprirlo, mi sono quasi spappolato una mano forse ad aprirlo. Non questo, il Listerine. È difficile da... non come questo che vedete, se lo svitate non vi succede niente. Io con quell'altro mi sono smalandrinata una mano, ma va bene lo stesso. C'è un profumo che è anche questo. Io direi che il Listerine è ancora più top del top, direi. Molto buono anche questo, meglio. Allora... questo è il colluttorio antiplacca della... così se lo metto così si vede? Sì, si vede. Ah, mi fa male sia la spalla di qui, che c'è questa qua, che la mano, che mi si è tutta smalandrinata, ecco qua. Voi direte, ma sei tutta rossa, per forza, ho smalandrinato sta mano per aprire il tappo. Io non ho capito perché fanno dei tappi così eccessivamente pericolosi per aprirlo le personelle. Vabbè. A parte le stupidate che ho detto, spero che questo video vi sia piaciuto. Io intanto vorrei fare un video Project Pan per come fa Carolina Bonanni e Matilde Baldi, ma anche lo fa ogni tanto. Chi lo fa altro? Vabbè, i nomi citati ve li metto tutti nell'info box. Antonella Paglino, sì, si chiama così, mi pare. Antonella Paglino. No, perché un'altra era Filomena? Sì, no. Io volevo dire Antonella Paglino fa... che risiede a Londra, quanto ho capito. È napoletana, ma risiede a Londra. Fa video, smaltimento, ma make-up, acquisti di tutto. Fa il suo canale YouTube. Tratta il suo canale YouTube. Quindi niente, ragazze. Seguite lei, seguite me, seguite tutte quelle che vi ho citato nell'info box. Ah! Parla di tanti altri argomenti, Lady Podcast, che adesso non mi ricordo il suo nome, perdonami, ma non me lo ricordo davvero. E niente, parla di tanti argomenti sul bullismo, sul lavoro, su come siamo sfruttati sul lavoro, di come la sanità pubblica in Italia, ma anche, non lo so, forse anche all'estero è così la sanità, per carità di Dio, c'è da stendersi un velo pietoso, vabbè, e le mani ai capelli. Ma poi parla anche di stress psicologico, se non ho capito male, e parla anche dei manicomi, queste robe così, dei social network, ha trattato di tantissimi argomenti veramente molto seri. Niente, se vi va di seguirla, io vi metto il link nell'info box di Lady Podcast, seguitela perché ha veramente un bel canaluccio, veramente un bel canale. E niente, se vi va seguitela perché è veramente molto brava e sa veramente il fatto suo inerente ai video che pubblica. Quindi nulla, non vi resta che seguirla e buona permanenza sul suo canale. Se vi piace veramente, se vi interessa, seguitela perché è veramente davvero brava. Bacio, un abbraccio forte, Lady Podcast. E niente, se vi interessa anche il mio canale, seguitemi. Nei commenti fatemi sapere e ditemi se vi piace di più il Listerine o il Tantum Verde, fatemi sapere, ok? E niente, a presto, ciao, un bacio. Ah, mi metto nel frattempo il burro cacao insieme a voi, quello della Labrosan Defense SPF 15, perché è molto buono e idrata molto bene le labbra, almeno per quello che percepisco io. Bello, sì. Ok, molto bello e idratante, almeno ribadisco per quello che percepisco io. Ciao, a presto, un bacio, ragazzi, ciao. Ciao. Zombie apocalypse.